Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Siamo a Firenze, la politica. Si stanno scaldando i motori in vista delle prossime elezioni amministrative. Stamani siamo a Forza Italia. Per noi c'è Chiara Valentini, si trova proprio in Piazza della Signoria. Buongiorno Chiara. Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti. Forza Italia ha già presentato almeno una parte delle sue liste per le prossime comunali. Una decisione abbastanza insolita, perché ricordiamo che il centrodestra ancora non ha un candidato ufficiale. Certo, è sempre più insistente il nome di Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi, che ha più volte detto che scioglierà la riserva solamente a gennaio, una volta terminato il suo mandato. Ma intanto Forza Italia ha già una sorta di lista che definisce movimentista. Noi abbiamo provato a chiedere a Marco Stella, che è il coordinatore regionale di Forza Italia e è tra coloro dei tre partiti che si siede al tavolo in cui vengono discusse anche eventuali candidature. Abbiamo provato a chiedergli se oltre a Schmidt ci fossero altri nomi, cioè se Schmidt a gennaio dovesse declinare l'invito a candidarsi a sindaco di Firenze per il centrodestra, hanno altri assi nella manica? Stella non ha fatto che ripetere quello un po' che ripete già nelle ultime settimane, ovvero altri nomi ci sono, uomini e donne anche disposti a candidarsi. Abbiamo provato a insistere, ma quindi disposti da subito con l'accordo di tutti, e lì ovviamente le risposte sono state abbastanza evasive, segno che ancora cose certe non ci sono. Ha anche detto Stella, come ha già fatto in passato, che se dovessero esserci dei politici in corsa per Palazzo Vecchio per il centrodestra, dovrebbero essere scelti con le primarie, anche se è un'idea soprattutto portata avanti da Forza Italia. Intanto, dicevamo, parte della lista già c'è, e quello che ha chiaramente detto Stella è: Forza Italia vuole tornare ad essere quella che era agli inizi, insomma la Forza Italia del 93, un gruppo movimentista, così l'ha definito, e soprattutto civico, che poi fu l'idea di Berlusconi nel lanciare l'allora nuovo partito. Sentiamo proprio dalle parole di Marco Stella chi fa parte di questa galassia che è stata presentata questa mattina, poi la linea torna allo studio. Forza Italia si presenta con l'ambizione di tornare ad essere quella che era nel 93. È la prima lista civica. Forza Italia è una lista civica, e dentro questa lista civica oggi presentiamo alcune donne e alcuni uomini che vengono sicuramente da un'esperienza politica, ma donne e uomini che vengono da esperienze diverse, vengono dal mondo civico, alcuni vengono anche da altri partiti, che hanno scelto i valori di riferimento di Forza Italia, che hanno scelto i valori di riferimento del Partito Popolare Europeo, e l'ambizione è quella di tornare ad essere civici, ad un civismo sano. A donne e uomini che parlano alla città, che prendono le esigenze della città. Noi abbiamo rappresentanti del mondo imprenditoriale, avvocati, professionisti, presidente della Misericordia, presidente di un comitato civico molto importante di Firenze, abbiamo due presidenti, addirittura una donna e un uomo, di due comitati importanti dentro Firenze. Ecco, Forza Italia ha questa ambizione. Oltre a questo, naturalmente, ha anche l'ambizione di essere il primo partito del centrodestra alle amministrative del 2024. Lasciamo la politica e ci trasferiamo sulla neve, andiamo all'Abetone. Per noi c'è Patrizio Ceccarelli, che si trova precisamente in Val di Luce. Insomma, sarà un 8 dicembre, un ponte sulle sci, sicuramente imbiancato. Buongiorno Patrizio, tra l'altro è con un ospite. Buongiorno Teresa, sì, infatti sarà un 8 dicembre molto bello da come si vede da stamani. Qui il paesaggio è stupendo e spettacolare, siamo in Val di Luce, con me c'è il presidente di Federfuni, Andrea Formento. Questo impianto dove ci troviamo ora è già aperto da stamani, gli altri all'Abetone che stamani sono in preparazione apriranno da domani, e insomma si preannuncia un ponte dell'Immacolata di tutto rispetto, come non avvenivano da anni. Andrea Formento, c'è soddisfazione? Sì, grande soddisfazione, perché come dicevi, insomma, non è facile avere un ponte dell'Immacolata dove troviamo neve, sole e temperature anche gradevoli, che sono abbastanza fredde per poter sparare, ma nello stesso tempo al sole si sta molto bene, e pertanto ci sono le condizioni per poter fare un ponte dell'Immacolata storico su tutto il comprensorio Abetone Val di Luce. Siamo tutti impegnati per cercare appunto di aprire la maggior parte degli impianti per domani, e poi alcuni apriranno anche sabato. Però veramente credo che sia un ponte dell'Immacolata che dovrà essere segnato sulla nostra storia come uno dei migliori.
Già qualche turista è arrivato, qualche appassionato di sci, nonostante oggi sia un giorno feriale, ma ci sono tante prenotazioni. Sì, soprattutto riceviamo tantissime telefonate, praticamente abbiamo una persona che è soltanto addetta a rispondere alle telefonate delle persone che chiedono informazioni, per cui c'è un'attesa frenetica e ci fa ben sperare su un afflusso importante per questi 3 giorni. E naturalmente, ecco, il fatto poi di vedere le montagne innevate dalla città è la nostra miglior cartolina. E niente, l'unica cosa veramente è che ci sono delle condizioni veramente che sono irripetibili. Condizioni anche economiche, perché i prezzi degli ski pass sono rimasti come l'anno scorso, con uno sforzo da parte degli operatori. Sì, abbiamo deciso di investire da questo punto di vista, credendo che sia stata una decisione anche doverosa nei confronti di coloro che l'anno scorso avevano mantenuto fede alla nostra stazione, avevano scelto di aspettare la neve per poterci venire a sciare, e pertanto, nonostante sia uno sforzo notevole, perché il gasolio, come sapete tutti, è aumentato, l'energia elettrica è aumentata, abbiamo dovuto produrre tanta neve programmata in questi mesi, in queste settimane, però era una scelta che ci sentivamo in dovere di fare, di prendere, e pertanto è una scelta oltretutto in controtendenza rispetto a tanti più blasonati comprensori che invece hanno scelto di aumentare i loro prezzi. Grazie Presidente, abbiamo sentito anche alcuni dei turisti che sono arrivati proprio stamani, e un po' di addetti ai lavori, noleggiatori. Abbiamo sentito Danti, il Presidente della società Funivie. Io pregherei la regia di mandare il servizio, poi se non ci sono domande da studio restituisco la linea appunto a voi. Grazie Patrizio, ti invidiamo un po' con questa splendida neve e questo cielo così azzurro, ma sentiamo le interviste che hai realizzato. Ringrazio anche il tuo ospite. Finalmente la neve è arrivata, quest'anno è arrivata in tempo, le aspettative sono molto buone, la gente ha già cominciato a telefonare, a prenotare e si spera di lavorare. Io penso che si lavorerà tanto. Un po' di neve ci voleva, e almeno ci godiamo un po' la stagione sciistica. Ti fermi qui qualche giorno? No, toccate fuga, in giornata andiamo via. Oggi è tutto chiuso, gli impianti apriranno domani, quindi ora si fa un po' a pallate, diciamo, per aspettare la partenza, un po', quantomeno quest'anno è arrivata quando doveva arrivare. Insomma. Siamo a ridosso dell'8 dicembre, ci aspettiamo un pochino di affluenza in questi primi giorni di apertura, stanno preparando le piste, stanno fortunatamente sparando la neve perché le temperature lo consentono, e vediamo, speriamo di partire bene, siamo tutti pronti. E molto felici, perché rispetto all'anno scorso che nevicò molto tardi, quest'anno invece è arrivata in un momento ottimo, diciamo. Speriamo poi che questo sia semplicemente l'inizio di un inverno, insomma, buono dopo tanti anni di sofferenze. Domani sì, saranno aperti alcuni impianti dalla Val di Luce, arrivando alla Betone, arrivando alla Selletta, arrivando qui alla società Betone Funivie, arrivando al Pulicchio. Ecco, però, ecco, alcune situazioni rimarranno chiuse, tipo qualche pista, perché è scarsamente nevata e si prevede in giorni di riuscire a nevarla artificialmente. E ora la cronaca. La Procura di Firenze ha chiuso l'inchiesta sul presunto racket degli affitti nell'ex hotel Astor a Firenze. Tra i 4 indagati lo zio materno della piccola Cata, scomparsa la bambina peruviana di 5 anni, di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno. L'uomo, ad agosto scorso, era stato anche arrestato insieme ad altre 3 persone indagate per il reato di estorsione consumata e tentata rapina, ma anche tentato omicidio e lesioni gravi. Tra il novembre 2022 e il maggio 2023, danni di altri occupanti, lo stabile che un tempo ospitava l'albergo dove abitava anche la piccola Cata e dove la piccola è scomparsa. A ricevere l'avviso di conclusione dell'indagine per un filone che ha proceduto parallelamente a quello della scomparsa della bambina, come riportano oggi alcuni quotidiani. E la Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un laboratorio, una ditta al Macrolotto 1, dove si realizzavano e si vendevano abbigliamento e accessori con marchi contraffatti. Eleonora Barbieri.
La Guardia di Finanza dichiara guerra alla filiera del falso. Il gruppo di Prato ha effettuato un'approfondita analisi dei dati emersi a seguito di numerosi sequestri e dopo una serie di servizi di osservazione e pedinamento ha individuato al macro lotto 1 un laboratorio di produzione di abbigliamento con marchi contraffatti. I finanzieri del nucleo mobile hanno effettuato quindi un controllo che ha permesso di sottoporre a sequestro oltre 6.000 capi di abbigliamento ed accessori con marchi contraffatti e circa 1.000 metri lineari di stoffa pronti ad essere confezionati. Tutta la merce sequestrata proveniva da un laboratorio nel quale sono stati scoperti e sequestrati 20 cliché e 15 punzoni necessari alla stampa dei marchi contraffatti. Si tratta di strumenti fondamentali per la buona riuscita della contraffazione. Con un utilizzo quotidiano regolare, i cliché sequestrati sarebbero stati in grado di trasformare in un solo giorno oltre 85.000 capi di abbigliamento anonimi in capi contraffatti per un valore commerciale di circa 1 milione di euro giornalieri. Il titolare della ditta dove sono stati trovati i capi contraffatti e il responsabile del laboratorio utilizzato come stamperia sono stati denunciati per contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi. Sono entrambi cinesi. Andiamo a Livorno per tornare a parlare dei danni del maltempo. Si fa ancora la conta dei danni. Gli stabilimenti balneari si sta parlando di un risarcimento proprio per gli stabilimenti balneari, ma si parla di 20.000 euro, con cifra considerata proprio ridicola dagli stessi balneari. Ma ci racconta tutto Rachele Campi. Per quanto riguarda il risarcimento per gli stabilimenti balneari si è parlato di una cifra di 20.000 euro. Cosa ne pensa? Beh, nel mio caso, e ho visto anche tanti altri casi, ma l'ha detto anche il sindaco in intervista, cioè è una cosa ridicola. Con 20.000 euro ci faccio a malapena le cabine dietro il gabbione. 20.000 euro sono una goccia nel mare per tutti quegli stabilimenti che hanno subito danni a causa delle fortissime mareggiate sulla costa labronica e pisana. Qui siamo ai Bagni Lido, Riccardo Ganni ci mostra le voragini scavate dalle onde, i blocchi di cemento volati insieme ai sassi sul piazzale. Non è che si può dire subito in 448 quanti danni abbiamo, però sono tanti, come hai visto te, e inimmaginabili. La forza delle onde e del mare che raggiungeva altezze impensabili. Gli stabilimenti contano danni per centinaia di migliaia di euro. In un certo modo, dice Ganni, hanno fatto da scudo alla città. Beh, questo è indiscutibile, perché quando sento dire che fanno i danni, la città si accorge, la terrazza Mascagni ai danni. Quindi pensate, ora dico Dubagni, Bagni Lido, Pancardi, ma anche quelli altri fanno veramente da tappabuchi alla città. Fanno da scudo. In ritardo, ma qualcheduno incomincia a capirlo. Andiamo a Grosseto, dove è stato ricordato il primo poliziotto che fu ucciso proprio 100 anni fa. Ci racconta tutto Carlo Sestini. A distanza di 100 anni la questura di Grosseto ha ricordato la figura di Giacomo Saporito, guardia di città che nel lontano 1903 perse la vita a causa dei colpi di arma esplosi alle spalle nella centrale piazza del mercato da parte di un pericoloso criminale con patologie psichiatriche che da tempo si sottraeva alle ricerche delle forze di polizia. Giacomo Saporito aveva 36 anni. La cerimonia, in sua memoria, ha visto la presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e ha avuto due momenti significativi, prima in questura dove è stata scoperta una targa in piazza d'armi e a seguire in piazza del mercato, teatro dell'omicidio del poliziotto, dove il questore insieme al sindaco ha scoperto una lapide alla memoria. Siamo accorti attraverso studi che sono stati fatti dalla nostra Associazione Nazionale della Polizia di Stato, i nostri pensionati, che c'eravamo purtroppo dimenticato, comunque non sapevamo di questo caduto, il primo nostro caduto nella provincia di Grosseto. Si trattava di un giovane di 36 anni, un giovane che si impegnava nel servizio e venne ucciso da una persona infatti che aveva arrestato nel corso della sua attività. E se siamo arrivati sin qua lo dobbiamo anche a queste persone che hanno sacrificato la vita per il servizio. È il minimo che si possa fare come amministrazione per ricordare ogni giorno il lavoro incredibile, silenzioso, pericoloso, molto spesso anche scarsamente remunerato, dei nostri poliziotti che sono i nostri angeli custodi che operano appunto anche in situazioni e elementi molto pericolosi per la loro stessa sopravvivenza, che però garantiscono la sicurezza e garantiscono alla nostra società di poter vivere sonni tranquilli. Torniamo a Livorno. Come rilanciare Livorno con le Salvetti, l'isola di Capraia a livello turistico? Ecco,
il progetto, ve lo presentiamo, proprio ci racconta tutto in questo, anche in questo caso. Rachele Campi. Livorno, isola di Capraia e Colle Salvetti, territori uniti per essere valorizzati. È un percorso intrapreso dalla Fondazione LEM Livorno Euromediterranea, che ha presentato il proprio progetto di rilancio. Il piano si sviluppa su 5 strategie: la definizione e strutturazione del prodotto destinazione e dei prodotti da offrire sul mercato, il posizionamento del brand, la comunicazione, la promozione e le strategie per la sostenibilità della destinazione. È un punto di partenza importante perché ci delinea questi tre grandi macro aree per Livorno città: l'enogastronomico, il wellbeing e il city break, invece Colle Salvetti rurale naturalistico, invece l'isola di Capraia balneare naturalistico. Questi sono, diciamo, quello che emerge da questo piano, ora con Fondazione LEM, che da una settimana è la DMO dell'ambito turistico, ci sarà il compito di sviluppare i prodotti turistici, e questa, diciamo, sarà la sfida del 2024. Una rete che ci permette di costruire un prodotto turistico che sia in linea con quello che il piano detta e naturalmente con quello che il mercato chiede rispetto alla meta Livorno. Entro quanto, diciamo, questi progetti potrebbero prendere, diciamo, il via? Noi contiamo entro la primavera di avere già la rete e i prodotti turistici pronti, in modo tale che per la stagione entrante ci sia già un'offerta di qualità. E ora andiamo al teatro Aurora di Scandicci, siamo nella provincia di Firenze, è stata presentata la stagione 2024, frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci, tanti i nomi importanti come Simone Cristicchi, Ambra Angiolini, Max Pisu, ma la stagione partirà il 13 gennaio proprio con Cristicchi, il servizio vediamo. Il cartellone che comincia il 13 gennaio con Simone Cristicchi, che ci racconta un San Francesco inedito, un San Francesco molto 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 umano, una commedia, il classico noir dall'umorismo inglese con il malloppo. È un testo interpretato da Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro, ed è la classica commedia britannica con sfondo noir e con tantissimi colpi di scena che naturalmente ci faranno sorridere, ma anche, insomma, pensare un po'. È un appuntamento che si rinnova, per il quale siamo felicissimi, una collaborazione estremamente proficua con l'amministrazione comunale di Scandicci, che dura da tanti anni, che si è arricchita e consolidata nel tempo. Per noi come Fondazione Toscana Spettacolo è un onore e un privilegio poter collaborare e poter aver garantito, insomma, tutti insieme un programma così denso di iniziative e di nomi importanti, dove la versatilità, appunto, del programma stesso è in grado di accontentare ogni tipo di pubblico presente all'interno, insomma, della nostra area. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.